Consigliere Baldini, oggi una sua interrogazione sul soccorso extra ospedaliero, lei ha sottolineato dei punti importanti, vuole dirci quali esattamente? Oggi è una domanda per capire e per vedere come effettivamente Regione Lombardia ha un soccorso fatto in alcune ore del giorno, in molte ore del giorno, da personale esclusivamente volontario. Oggi era impregnata sul ruolo dell'autista soccorritore. Chi è l'autista soccorritore? Teniamo presente che quando accade un incidente, qualcosa di grave per noi o per altre persone, vogliamo sapere chi sono queste persone che vengono a fare soccorso. Il volontario, con tutto il rispetto delle persone che fanno volontari nelle ambulanze, sono persone che sono certificate con 120 ore di corso, 2 ore la settimana, quindi diciamolo un po' maniera così, ma un corso di cucina dura 2 ore la settimana. Sono persone a cui si dà con tre ore di formazione la possibilità di fare un elettrocardiogramma. Sono persone che fanno un esame di 15 minuti. Sono persone, come nel caso dell'autista soccorritore, che ha già un proprio lavoro e che poi si trova di notte, magari a alta velocità, ad andare a soccorrere altre persone, con un corso sempre di certificazione di 120 ore. Ora, a me è successo, quindi mi sono trovata in situazioni gravissime con 3 persone formate, certificate, quindi persone che non sono persone che hanno degli studi per il soccorso, cioè parlo di infermieri e parlo di medici. Ora è chiaro che servono molto i volontari, ma non possono essere l'unico strumento, le uniche persone che fanno questo, compreso l'autista soccorritore, che a livello ministeriale non c'è scritto da nessuna parte che può essere un volontario, cosa che invece mi è stata risposta così, che è tutto perfetto in Regione Lombardia. No, non può essere un volontario, deve essere una persona dipendente che quindi ha già fa dei soccorsi continuamente, che conosce le strade, che non ha problemi di riposo, perché questa è la cosa fondamentale. Se una persona viene chiamata di notte, non è che il soccorso si fa nelle ore di lavoro, viene chiamata di notte, questa persona magari dopo 2 ore deve andare a fare un altro lavoro, è stanchissima, è chiaro che il soccorso avviene in maniera diversa. Questo è un tema fondamentale, perché se vogliamo partire da una riforma sanitaria dobbiamo passare dagli elementi di base. Il soccorso è la base dell'urgenza, è la base dell'acuto, è la base di tutto quello che il malato deve essere accudito, no? Proprio attraverso un sistema sanitario che possa essere efficiente. La partenza in campo sanitario è fondamentale. Quindi, come mi sono trovata io e come si trovano regolarmente altre persone, che poi, voglio dire, io per avere la notizia, per vedere, io faccio il medico, quindi facendo il medico riconosco una persona che sa mettere su una barella, che sa, che dà una, cioè anche dare dei presidi come l'ossigeno, ma, cioè voglio dire, in ospedale vengono dati quando c'è una richiesta, c'è un'indicazione medica. Ora, in un soccorso, persone certificate con 120 ore, penso che sia una cosa fondamentale da rivedere, e qui io battaglierò fino a quando questa situazione non verrà chiarita perlomeno alla scienza, perché dalla parte scientifica penso che nessuno possa dire che vada bene un soccorso fatto solo da persone volontarie, con tutto il rispetto dei volontari, perché sono bravissime persone che cercano di aiutare e cercano di dare una loro mano a una società. Questa è una cosa fondamentale.